serie di attività, di iniziative collegate. Sono passati molti mesi da quando a Firenze abbiamo portato più di 20.000 persone nel marzo di quest'anno, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione. In piazza Santa Croce abbiamo portato tutti i sindacati, abbiamo portato l'associazionismo, abbiamo portato praticamente tutti i partiti politici, dalla sinistra fino a 5 Stelle, PD, Forza Italia, Italia Viva Azione, tranne Fratelli d'Italia e Lega. Credo che fino ad oggi quella di Firenze e di Santa Croce sia stata forse la manifestazione più larga e trasversale da un punto di vista politico. Al di là del piccolo rammarico nel vedere che oggi in Italia ci siano due piazze diverse a manifestare per la pace, a mio avviso dobbiamo essere capaci di valorizzare comunque il senso di un messaggio che nasce dalla società civile, dalle associazioni, dal mondo dei sindacati e che è un messaggio di spinta per un vero negoziato di pace che possa partire il prima possibile. La sezione di lavoro sul plastica è peraltro molto bella. Noi come sindaci, come sapete, stiamo facendo la nostra parte. Siamo stati a Kiev ad agosto, abbiamo avviato con l'Unione Europea un piano di ricostruzione delle città ucraine. Io credo molto nella diplomazia che parte dal basso, quella delle città, quella della società civile, quella dell'associazionismo cattolico e laico. E sono orgoglioso del fatto che l'Italia sia uno dei paesi oggi più impegnato sul fronte della pace, oltre anche che nel messaggio di solidarietà al popolo ucraino.